Noi abbiamo realizzato un progetto provinciale perché come CTS, Centro Territoriale per il Supporto all'Handicap, abbiamo avuto questo incarico da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale di un progetto finanziato dalla Regione Sicilia che aveva come obiettivo e ha come obiettivo quello di sensibilizzare studenti, famiglie, docenti, operatori scolastici, le comunità educanti, tutte nei confronti del bullismo, per un'azione di prevenzione sinergica con le altre agenzie educative, ma anche per sviluppare comportamenti capaci di fare intervenire nell'immediatezza docenti e famiglie per combattere il problema. Il progetto ha avuto uno sviluppo integrato perché ha permesso la formazione di più di 5.000 ragazzi del primo e del secondo ciclo, di circa 400 insegnanti, di tantissime famiglie e tanti operatori scolastici in una logica di competenza integrata. Se il progetto è multilivellico, multilivellico deve essere appunto l'approccio per la risoluzione del problema, e quindi il progetto oggi si compie in una logica di restituzione delle competenze apprese nei diversi laboratori, ma anche per stringere ancora questa alleanza educativa, per fare una cordata con il territorio. Abbiamo voluto, così come era stato indicato nelle linee progettuali dall'Ufficio Scolastico Regionale, creare un momento di comunità forte che ancora una volta servisse e serva a dire no al bullismo. E questa sera verranno due cantautori molto importanti e molto seguiti dai ragazzi per gridare no al bullismo. Intanto oggi qui a scuola abbiamo 8 laboratori creativi, perché si può parlare di bullismo con i linguaggi molto vicini al mondo dei giovani, dal dibattito alla musica, alla scrittura creativa, allo sport. Di bullismo si deve parlare in ogni modo per sviluppare nuove forme di cittadinanza attiva e democratica. A fronte di questo atteggiamento di delega che spesso riceviamo dalle famiglie, la scuola davvero assume una posizione centrale all'interno ovviamente di un sistema policentrico allargato. La scuola davvero diventa un'unità di riferimento fondamentale. La scuola può arrivare laddove non arriva la famiglia, intercetta malessere, intercetta disagi, intercetta quel dolore educativo che spesso può essere un male silenzioso che opprime la vita dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze. Per questo occorre formare docenti, gli operatori scolastici, affinché possano essere capaci di una diagnosi immediata del problema per agire ovviamente nell'immediatezza, insieme ovviamente ai partner di questa iniziativa, Telefono Azzurro, Ma Basta, Fondazione Carolina, che danno ai genitori e ai docenti gli strumenti per prevenire e per combattere immediatamente il problema. Cronaca di ogni giorno, ma lo vediamo anche con i nostri giovani, oramai è un fenomeno dilagante, anche perché non c'è più il rispetto tra i ragazzi, non c'è più quella forma di assistenza che magari caratterizzava le nostre generazioni. È importante parlarne, è importante portare esempi, è importante far capire ai ragazzi quello che può succedere a un ragazzino, un ragazzo o meno un ragazzo abbandonato a se stesso e non aiutato dalla classe, perché la cosa più distruttiva che ci può essere per un ragazzo che subisce bullismo è girarsi attorno e non vedere nessuno al quale potessi affidare, sul quale potessi appoggiare. I ragazzi devono capire che al di là del problema del bullo in sé o del branco che si crea, è la solitudine che colpisce chi è vittima del bullismo, e quindi stare vicino e spiegare ai ragazzi che devono aiutare, denunciare, appoggiare chi capiscono che possa subire bullismo è qualcosa di importante. Noi abbiamo un ruolo fondamentale che è di guida, di esempio, di stare vicino e di far capire che ci sono le istituzioni. Chiunque deve avere la certezza che se vede un reato, perché il bullismo è un reato, o se vede la sofferenza di un ragazzo, può denunciare o rivolgersi alle istituzioni serenamente, sapendo di fare la cosa giusta. La situazione del bullismo e del cyberbullismo è molto diffusa tra i ragazzi. La scuola ha fatto molto in questi ultimi anni, gli istituti comprensivi o comunque tutte le scuole di ogni ordine e grado. Stiamo cercando di dare una spinta verso una sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo a partire dall'informazione delle famiglie e dalla formazione delle famiglie. I ragazzi credo che abbiano bisogno di essere sensibilizzati, ma ancora di più di essere seguiti e di essere accompagnati attraverso una relazione empatica, comunque una relazione che li possa guidare a far maturare le proprie certezze e la propria personalità.
Allora, su questo versante, in questo canale, il nostro accompagnamento come comunità ecclesiale, come sacerdoti di questa città, è sempre aperto al dialogo. Allora, vogliamo essere noi promotori di una educazione ai ragazzi in maniera che sia un'educazione attiva, che nasca da un ascolto attivo e che possa portare veramente alla crescita delle relazioni, alla crescita della società. Una piaga sociale dilagante, purtroppo se ne parla spesso molto poco, è un problema silente, quando ci si rende conto che il bullismo è arrivato a livelli poi disastrosi, perché dovete sapere che si muore anche di bullismo. Bisogna fare rete umana, rete sociale, rete di ascolto, rete di supporto, non bisogna lasciare indietro nessuno, e la parola fondamentale è l'ascolto e il supporto. Spesso chi subisce bullismo non ne parla con i genitori, non trova quello spunto per uscire da quel tunnel che è il bullismo. I genitori possono formarsi con questi meravigliosi corsi di formazione che mettono a disposizione degli strumenti propedeutici proprio per poi poterli attuare in quella fase poi drammatica che è la scoperta del problema del bullismo. I primi segnali allarmanti sono il distacco sociale, sono il silenzio, sono le fragilità e soprattutto sono il cambio di personalità. Questi sono dei campanelli di allarme molto, molto forti, che il genitore spesso non riesce a leggerli con la chiave di lettura esatta, ma con gli strumenti adatti può riuscire ad intraprendere la strada giusta contro il bullismo. Io sono campionessa italiana di lancio del giavellotto, ho qualche medaglia, qualche record italiano, tra l'altro recente, e mi sono messa a disposizione per la quarta volta nella mia vita per essere testimone della lotta contro il bullismo. Lo sportivo ha il dovere di trasmettere ai ragazzi esempi positivi, stili di vita, e soprattutto una delle cose che dobbiamo fare noi adulti, noi sportivi, è fare in modo che questi ragazzi diventino modello di se stessi, che siano comunque proiettati in realtà reali di esempi positivi. Noi cerchiamo i ragazzi soprattutto di insegnargli il fair play, il rispetto per se stessi, il rispetto per gli altri. E una delle cose sulle quali puntiamo è quella di fare in modo che lo sport diventi un deterrente contro qualunque forma di violenza verbale, sui social, fisica purtroppo in alcuni casi. Abbiamo cercato oggi in questo bellissimo seminario di indirizzare i ragazzi a delle condotte di vita che portino chiunque, soprattutto chi è in un contesto scolastico dove purtroppo il bullismo si manifesta, cercare di fare squadra, di aiutare la persona vittima di bullismo, e soprattutto gli abbiamo cercato di inculcare una realtà vera: il bullo è una persona negativa, una persona da non imitare, una persona che già ha fallito. Loro non possono assolutamente avvicinarsi a chi non ha nella vita degli ideali positivi. Lo sport è comunque tutto questo, lo sport è amicizia, è congregazione, è forza, è determinazione. I ragazzi hanno bisogno di questo, e io ho avuto il piacere e l'onore di essere ospitata da questa scuola e per dare il mio contributo. Porto la mia testimonianza come la musica può aiutare a superare questo fenomeno terribile che è il bullismo. La musica è inclusione e condivisione, e quindi già questi due elementi possono affrontare questo tema che si chiama bullismo. Quindi sviluppare delle connessioni che ci fanno unire tra di noi e suonare insieme, ascoltare la musica, e quindi essere, crescere sotto questo livello e cercare di denunciare, perché la cosa principale è denunciare il bullismo. Quindi non abbiate paura, denunciate in qualsiasi forma. Quindi abbiamo adesso i social, le possiamo denunciare tranquillamente ogni abuso. Quindi viva la musica, e tutti noi siamo contro questo fenomeno bruttissimo che è il bullismo. Ho 70 anni, ho fatto sport per tutta la vita. Ho fatto calcio, ho giocato più di 400 partite tra A e B, e poi vi lascio il Come pensiero. Come lo sport può aiutare i ragazzi a combattere la lotta contro il bullismo? Ma si parte dalla base, il bullismo si combatte in famiglia,
è la famiglia che aiuta i ragazzi a crescere, la scuola, poi lo sport partecipa sicuramente in maniera molto attiva e fa aggregazione, e l'aggregazione è quella che può eliminare il marcio, che è il bullismo. La musica può essere uno strumento importante per trasmettere dei valori sani, positivi, e sono convinto che la musica possa ancora fare la differenza e sicuramente può unire tante persone con ideali e valori diversi. Sicuramente è importante studiarla e può aiutare comunque a sviluppare una passione, un'arte, e quindi fa sempre bene al cuore. La musica è innanzitutto un momento di confronto con se stessi, quindi inizieranno a combattere i loro demoni, no? Scrivendo tutto quello che hanno dentro su un foglio. Automaticamente troveranno più consapevolezza e di conseguenza, perlomeno parlo per esperienza mia, quando poi mi sono reso conto che con il rap, con il freestyle, riuscivo a fare qualcosa di buono, di positivo, ho acquisito anche un po' più di autostima, di conseguenza neutralizzavo un po' gli insulti dei bulli, gli sfottò.